seconda parte della lezione numero 6 inizia con lo studio Pausa Reggae, uno studio dove si alternano note di un quarto, pause di un quarto e note di due quarti legate tra loro. Se andiamo a vedere sul libro, notiamo subito che abbiamo una nota di un quarto, il Re grave, che abbiamo visto nella prima parte della lezione numero 6, la pausa di un quarto, Fa diesis di un quarto, pausa di un quarto, e poi eccole qui, due note che valgono due quarti ognuna, legate, quindi non bisogna interrompere il flusso d'aria, bisogna soffiare e muovere le dita senza interrompere l'aria. State attenti a questa figurazione ritmica, avete la pausa di uno, due pause di un quarto, un'altra nota di uno, e poi ecco qui che avete due note uguali legate, il primo La vale 2, il secondo La vale 2, legati valgono, formano una nota di quattro quarti. E questa struttura ritmica si ripete poi partendo dal Mi, poi partendo dal Fa diesis e poi partendo dal Sol. E adesso la suonerò una volta aiutandovi con un metronomo. Se non avete un metronomo di questo tipo a casa, scaricatelo sul vostro smartphone, cercate sul Play Store metronomo, sono tutti gratuiti e funzionano benissimo tutti quanti. Accendiamo il metronomo, mettiamo una velocità di 80. Ogni colpo di metronomo vale un quarto. Quindi le note di un quarto valgono un colpo, le note di due quarti valgono due colpi. Suonerò questo esercizio senza ritornello. Per iniziare punto 4, potete suonare con me con l'aiuto di un auricolare. 1, 2, 3, 4. Abbassate la velocità del metronomo da 80, iniziate a 70 e poi pian piano aumentate fino ad arrivare a 80. La velocità della base è questa qui, è 80. Se avete le basi del libro vi consiglio di utilizzarle, di suonare con le basi. Andiamo avanti, l'esercizio dopo è l'esercizio il mattino, un esercizio sul legato. Avete tutte note di un quarto, se ci fate caso, tranne l'ultima che vale tre quarti, e le note sono legate 6 alla volta. L'inizio di questo brano ripete per due volte Do, La, So, Fa, Sol, La, Do, La, So, Fa, Sol, La. Come vedete sono 6 note legate. Anche qui abbiamo 6 note legate e poi di nuovo 4 note legate in questo caso. Suonerò lo studio senza il ritornello, occhio perché c'è il ritornello, quindi voi fatelo. La velocità non è molto lenta come un brano, la velocità è 100, ogni colpo di metronomo vale un quarto, quindi tutte le note che trovate in questo studio valgono un colpo di metronomo. Se è troppo veloce, studiate questo brano più lento, quindi abbassate la velocità del metronomo e pian piano la velocizzate. Conto 3 per iniziare. 1, 2, 3.
suonare con me. Adesso sto suonando ad una velocità di 80. Conto sempre 3 per iniziare a suonare. 8, 3. L'ultimo esercizio della lezione numero 6 è la canzone popolare portoghese Ribeira Vai Queia. Questo studio con la base è molto veloce, voi potete studiarlo anche senza base, molto più lento. Qual è la difficoltà? La difficoltà non sta nel ritmo, ma sta nelle note. Sono tutte note gravi. Parte dal Sol e scende fino al Re grave. Attenzione al ritornello alla fine e ricordatevi di staccare tutte le note con la lingua. E adesso lo suonerò ad una velocità di 90. Sol, 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 fa, mi, mi, re, mi, fa. Conto 4. 1, 2, 3, 4. Se l'esercizio è troppo veloce, studiatelo più lento, lo proviamo a fare insieme. Mettiamo una velocità di 70. Conto sempre 4. 1, 2, 3, 4. Ricordatevi di staccare con la lingua e di non respirare ad ogni nota, di non fare pss, 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 ma pss, pss, pss. L'aria deve sempre andare avanti.